finalmente riesco a provare lei. Fuji XH2. Dopo diversi mesi dalla sua uscita, o meglio dalla sua presentazione, grazie agli amici di Fotoema sono riuscito a mettere le mani su un esemplare di Fujifilm XH2. Infatti li ringrazio tantissimo per questa opportunità, in primis per l'estrema curiosità che ho nei confronti di questa camera. Estrema curiosità data dal fatto che ha delle specifiche totalmente fuori di testa, almeno per il mercato, perché le camere che più si avvicinano a queste caratteristiche tecniche hanno dei costi molto più elevati. Ed anche perché da utilizzatore di Fuji da diverso tempo e negli anni passati anche tantissime altre volte ho utilizzato Fuji, adoro e ho adorato la Fujifilm XH1. È stata la camera che, provandola, mi ha fatto innamorare del sistema e delle immagini Fuji, non tanto quindi il form factor della serie XT, ma quanto proprio il grip un pochino più pronunciato della serie XH e il mirino che troviamo sulla parte superiore. Ma prima di andare avanti con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, così da non perdervi tutti i video che usciranno, ed inoltre seguitemi anche su Instagram, dove pubblico tutte le foto che scatto con i corpi macchina che provo, e lì pubblico anche contenuti un pochino diversi dal canale YouTube. Ma non perdiamoci in chiacchiere, passiamo subito alle specifiche tecniche di questo corpo macchina. Abbiamo un corpo da 136,3 x 92,9 x 84,6 mm, per un peso complessivo di 660 grammi, inclusi batteria e scheda. Ora vediamo un attimo come è composto il nostro corpo macchina. Abbiamo un'impugnatura molto generosa, abbiamo davanti una ghiera di selezione, il selettore on-off, abbiamo un pulsantino personalizzabile sulla parte frontale e un altro in basso qui. In realtà questo qui in basso è il nuovo selettore delle modalità di messa a fuoco, quindi cliccando qui abbiamo la possibilità di selezionare poi dal menu se il fuoco deve essere manuale, continuo o singolo. Andando a guardare sopra, perdiamo tutte quelle che sono le ghiere di casa Fuji, quelle a cui siamo abituati con la serie XT. Questa serie, la serie XH, è sempre stata più DSLR piuttosto che old style. Abbiamo una ghiera per la selezione delle modalità, dall'altro lato abbiamo un ottimo schermino che ci dà tutte le informazioni necessarie per lo scatto. Abbiamo lo switch on off, il pulsante per la registrazione dei video, il fantomatico ed odiato pulsante per gli ISO, che è uno dei problemi che viene citato tantissimo dagli utenti Fuji, perché su questa macchina non è programmabile la gestione degli ISO tramite una delle rotelle. Abbiamo il pulsante di la selezione per il bilanciamento del bianco, un pulsante personalizzabile, mentre sul retro troviamo il nostro schermino ribaltabile di 270 gradi, stesso visto anche in XH2S. Abbiamo la possibilità di montare il nostro ventolone qui sul retro per la registrazione infinita e quindi per raffreddare il nostro corpo macchina. Abbiamo naturalmente il pulsante per selezionare la modalità drive, quindi come vogliamo scattare, la tipologia di scatto che vogliamo fare, il pulsante per mettere in prelefoto, i classici pulsanti di gestione dal pad per le freccette al nuovo joystick un pochino più grosso, a mio avviso più comodo. C'è chi ha trovato, e mi riferisco ad alcuni youtuber italiani, questo joystick più scomodo rispetto a quello di T4. Io ci ho lavorato, non mi è sembrato scomodo. Un'ottima impugnatura per il pollice, quindi un ottimo grip per il pollice, e una rotellina sul retro. Sotto abbiamo naturalmente la possibilità di inserire la batteria Fujifilm, la NPW235, e sul lato destro abbiamo un praticissimo sportellino che porta il vano per le CF Express Type B, che ci danno la possibilità di registrare molto rapidamente file di grosse dimensioni, e uno slot per le SD. Dall'altro lato invece abbiamo le nostre connessioni, una porta full HDMI, di questo sono sempre più contento perché la ritroviamo adesso su un po' tutte i corpi macchina che fanno video. Abbiamo poi un jack per il microfono, un jack per l'ascolto tramite cuffia e una porta USB-C che ci permette sia di collegare la macchina al computer che la ricarica. Insomma, queste sono tutte le caratteristiche del nostro corpo macchina, e devo essere molto sincero, non mi dispiace assolutamente l'impugnatura, o come la chiamo io, grip. Ci sono alcune persone sui commenti mi hanno detto: siamo in Italia, si chiama impugnatura, non si chiama grip. Io la chiamo grip, mi piace tantissimo il grip di questa macchina. Ora, in un corpo così comunque compatto, perché parliamo sempre di una mirrorless,
abbiamo letteralmente un'ottima ibrida. Perché parliamo di ibrida? Beh, perché Fuji nel suo mercato adesso ha delineato molto chiaramente quelli che sono i segmenti di riferimento dei suoi prodotti. Al momento la sua lineup è composta, non parliamo del medio formato, parliamo delle camere APS-C, perché parliamo sempre di camere con sensore APS-C. Abbiamo in lineup la XH2, la XT5 e la XH2S. XH2S che ho già recensito su questo canale e che mi ha soddisfatto davvero tanto come corpo macchina, e quella è una macchina che nasce sia ibrida, perché considerando sempre un utilizzo ibrido foto video, ma dedicata più al concetto di velocità. Infatti la S della XH2S sta per speed, mentre in quest'altro corpo qui troviamo comunque tutte le funzioni viste sulla XH2S, ma il cuore è completamente differente, concepito per prestazioni un pochino più elevate, o meglio, non tanto di velocità quanto di quantità. Per la qualità invece siamo sempre lì, perché parliamo sempre del solito file Fuji. E XT5 in realtà dovrebbe essere molto diversa dalla XH2, proprio perché porta con sé lo stesso cuore. E parliamo del suo cuore, ossia il nuovo sensore X-Trans CMOS 5HR da 40,2 megapixel, lo stesso che condivide con la sorella XT5. Ma a differenza della XH2S, questo non è un sensore stacked. Il sensore stacked è un sensore progettato in una maniera particolare per permettere una velocità differente nella gestione delle informazioni digitali. Questo parliamo quindi che è una tecnologia simile ai sensori precedenti, ma completamente ridisegnato e nuovo, tant'è che abbiamo circa 15 megapixel in più, e questo si traducono in diverse potenzialità, come questa camera dall'utilizzo video ci dà la possibilità di girare file in 8K a 30 fotogrammi al secondo. L'alternativa sul mercato al momento, se non vedo errato, è soltanto di Canon, con Canon R5 e R5C, dove però la R5 per scelta di mercato è dedicata al mondo fotografico, tant'è che girare in 8K è piuttosto un problema, oltre al fatto che con quella macchina si può registrare solo in RAW 8K. Anche con la R5C, che non ha limitazioni dovute al suo riscaldamento, abbiamo comunque, se non vado errato, su in RAW, no, forse anche in H265, non ricordo bene, ma probabilmente farò un confronto tra i file girati con R5C e XH2, proprio perché sono le uniche due camere sul mercato che al momento permettono questo formato di registrazione. Dal punto di vista fotografico invece, a differenza della XH2S, qua abbiamo una raffica fino a 20 scatti in crop mode di 1,29x. Abbiamo la possibilità, come detto, di girare video 8K, taglio televisivo, quindi 7680x4320 fino a 30p. Stessa cosa, abbiamo la possibilità di girare in 6,2K oversamplato dall'8K, 16 noni, fino a 30p. Perché dico 16 noni? Perché nella XH2S c'è la possibilità di girare in 6K, ma in taglio 3,5. Quindi è un formato diverso ed è il formato pieno sensore del corpo macchina. Invece qui abbiamo la possibilità di registrare il 6K in 16 noni fino a 30 fotogrammi per secondo, oversamplati dall'8K. Sempre parlando di oversampling dall'8K, abbiamo una funzione che è il 4K HQ, che ci dà la possibilità di registrare un 4K oversamplato dall'8K fino sempre a 30 fotogrammi al secondo, mentre abbiamo la modalità di registrazione 4K che arriva e si spinge fino ai 60 fotogrammi al secondo, mentre XH2S si spinge fino ai 120 fotogrammi al secondo in 4K. Poi, continuando ad andare sotto, abbiamo il 1080x240 fotogrammi al secondo. Poi arrivano quelle che sono le novità che portano in comune T5, H2S e H2, ossia le Flog 2, la nuova gamma dinamica sviluppata da Fujifilm per il logaritmico in camera. Parliamo di una gamma dinamica che si estende partendo non più dai 500 ISO delle Flog normale, ma da 640 ISO, se non vado errato, delle Flog, adesso parte da 1000 ISO con la gamma di Flog 2. Abbiamo un IBIS migliorato totalmente, stesso di XH2, S, un IBIS che ci permette 7 stop di recupero. Abbiamo un autofocus migliorato con la possibilità di mettere a fuoco a meno 7V, quindi riesce a mettere a fuoco al buio. Ora veniamo ad altre caratteristiche che sono molto importanti del mondo di Fujifilm. Fujifilm è una delle poche produttrici che mette insieme all'interno dei suoi corpi macchina
una serie di codifiche, un gran ventaglio di codifiche, e ci dà la possibilità di poter giocare tra compressioni, codifiche e bitrate. Infatti con Fuji X-H2 abbiamo la possibilità di registrare video in 8K, come detto, ma anche in ProRes. Possiamo registrare in ProRes 422 HQ, e abbiamo la possibilità di registrare in H265 ed H264. Naturalmente ci sono delle limitazioni per girare in questi formati, limitazioni date dai bitrate. O meglio, abbiamo la possibilità di partire dai 100 megabits, 200, 400, fino ad arrivare ai 720 megabits del ProRes 422 HQ, che può essere registrato esclusivamente sulle CF Express Type-B. Schede che vengono inserite in uno dei nuovi slot presenti sul corpo macchina, che ci danno la possibilità di registrare file molto più rapidamente e velocemente. Un'altra grande differenza rispetto alla X-H2S che Fujifilm ci ha mostrato è che con la H2 possiamo arrivare con shutter meccanico fino a un 8 millesimo di secondo, mentre con lo shutter elettronico fino a un 180 millesimo di secondo. Ottima cosa se vogliamo lavorare in pieno giorno, pieno sole, con le ottiche super luminose di Fujifilm. Mi viene in mente il 56 1.2 o il 50 f1, senza utilizzare filtri ND naturalmente. Ultima caratteristica che voglio segnalare è quello della durata della batteria: dichiarati 680 scatti oppure 100 minuti registrazione 8K o 120 minuti in registrazione in formato 4K. Ora, questa volta voglio trattare l'argomento del corpo camera, oltre ad elencarvi tutte le caratteristiche e dirvi i miei punti di vista, prendendo in riferimento anche tutti i problemi che sono nati sul web attorno a questo corpo macchina, tutto quello che gli utenti hanno segnalato, non solo altri recensori ma anche utenti di cui ho letto su forum italiani e internazionali, di tutte le problematiche che hanno riscontrato, ed ho voluto provarle in prima persona e dirvi la mia proprio su questi elementi. Non rimaniamo solo in studio, ma andiamo anche in giro a provarla sul campo. Fujifilm X-H2, finalmente ne ho un esemplare tra le mani e posso provarla, e a differenza delle altre volte sono venuto a provarla sul campo, come con un'ottica un pochino più spinta del normale, proprio perché voglio andare a controllare tutti i problemi di cui si parla di questa macchina sul web, che non ne sono pochi. Andiamo ad analizzarli insieme. Ora affrontiamo quelli che sono i problemi della X-H2, o meglio, tutti quelli che sono le cose che hanno notato i vari utilizzatori del primo tempo e alcuni recensori sul web, e non parlo solo di italiani ma special modo di internazionali. Una delle cose che è stata fatta notare è che di base le immagini della X-H2 sono più morbide. Ora, va inteso e capito cosa significa più morbide: se sono sempre leggermente fuori fuoco, se sono meno nitide perché è un tipo di impostazione camera. Ricordo anche che produttori come Canon producono sempre dei corpi macchina che hanno comunque un'immagine, una resa molto meno nitida e definita rispetto per esempio a quanto siamo abituati con Fuji. Ora sto facendo dei vari test per capire quanto le immagini siano sfocate, intese come morbide, o quanto invece sia un po' meno definita la macchina, intesa proprio come morbidezza dell'immagine. Tutto questo facendo un po' di scatti e riprese varie, sia in 8K e in 4K, quindi per ottenere sia un oversampling che utilizzare tutto il sensore pieno per quanto riguarda il video. Per le foto invece scatterò e dopo andremo ad analizzare davanti a un monitor quelli che sono i risultati. Allora, ho analizzato quelli che sono gli scatti realizzati con la X-H2 e dove le persone indicavano questo problema della morbidità dell'immagine. In realtà io non trovo uno sfocato nell'immagine, ritrovo un po' di nitidezza in meno. Secondo me però è una questione del sensore, totalmente rivisto e ridisegnato e con tanti megapixel in più, ma naturalmente essendo un sensore diverso dalle sorelle precedenti è naturale che qualcosa cambi. Non riesco ad interpretare al meglio. Secondo me il tanto dettaglio dato sempre dai file Fuji, la tanta incisività, dietro c'era anche tanto algoritmo. Non penso che siano sempre stati così, cioè non penso che dalla camera esca il file così dettagliato, ma penso che venga spinto un pochino dall'algoritmo del corpo macchina. E penso che andando a giocare un pochino con i parametri, andando ad alzare la nitidezza dell'immagine, si possano raggiungere quei livelli di dettaglio o di forte nitidezza che Fujifilm restituisce. Detto ciò, io ho apprezzato la morbidità tra virgolette delle immagini, anche se morbide non sono, io le trovo a fuoco abbastanza
nitide e incise. Poi è una questione di gusto trovarle più nitide o più incise, e il fuori fuoco è tutta un'altra storia. Un altro dei problemi riscontrato da molti in realtà, che sto provando a testare e a catturare, è il fatto che il sistema di tracking non sia altamente preciso, o meglio ci sia del ghost tracking. Quando si special modo in raffica o in un soggetto molto altamente in movimento, il soggetto, special modo se non è tanto il face tracking ma quanto l'eye tracking, si muova tantissimo e non riesca ad avere sempre un'immagine totalmente a fuoco. Ho provato a fare delle raffiche con il mio amato stand-in Luca e ho riscontrato anche io questa cosa, ma devo adesso analizzare quelli che sono gli scatti al computer per capire se è soltanto una questione di visualizzazione hardware il fatto che l'eye tracking se ne vada via, oppure se in realtà anche gli scatti non sono a fuoco. È vero anche da dire che nel modello specifico questo modello non è fatto per essere veloce, non è fatto per lo sport, ma è fatto per una fotografia un po' più posata, un po' più ragionata, e quindi anche il sistema di messa a fuoco in realtà, il sistema di tracking nello specifico, non tanto quello di messa a fuoco, può avere dei difetti. Ma dall'altro lato lo stesso software che troviamo nella H2 lo ritroviamo anche nell'H2S e nell'H5. Se l'H5 ha diciamo tutte le funzioni dell'H2 perché hanno lo stesso sensore, lo stesso sistema, ma indirizzate per due mondi completamente diversi. L'H2S invece è indirizzata per essere più rapida, più veloce, e all'epoca che ho fatto i miei test non ho riscontrato queste difficoltà di messa a fuoco. È probabile anche che il tipo di soggetti che utilizzavo, che inquadravo, e il fatto che l'eye tracking non l'ho utilizzato tantissimo, e per quello che l'ho utilizzato ha funzionato bene. Ora sto facendo questi test proprio per capire se quello che viene detto da questi recensori o dagli utenti che hanno provato la macchina si riferisca esplicitamente al loro modello che ha qualche problema software hardware, oppure se è una costante di tutti i modelli. Da dire anche che questa è prettamente una cosa software, quindi è anche vero che Fujifilm potrebbe, una volta riscontrato il problema, andare a lavorare di fino e sistemare con un prossimo aggiornamento. Veniamo ora a parlare un attimo dell'autofocus, perché ho controllato tutti quelli che sono i test fatti sul campo. Ora, se al momento, mentre ero sul campo, mi rendevo conto che il tracking non era dei migliori, perché a un certo punto il puntino di tracking, dell'eye tracking, andava letteralmente per fatti suoi, questa cosa l'ho anche documentata. Ed effettivamente il tracking di Fujifilm non mi sembra abbastanza ottimizzato, o meglio, sembra che abbia dei problemi. Non so di che natura, non so se sono software, hardware, non ho le competenze per poterlo giudicare. Fatto sta che però nell'analisi delle sequenze di fotografie che ho fatto, il fuoco era comunque presente, le immagini non erano sfocate, se non quando poi il soggetto stava veramente per andare via. Detto questo, però, non mi sento di dire che l'autofocus era pienamente funzionante, perché vedevo il punto di tracking che andava davvero in posti differenti rispetto al soggetto. E parliamo dell'eye tracking. Però, come detto, andando ad analizzare gli scatti, questi non mi sembrano fuori fuoco, se non gli ultimi, dove letteralmente il soggetto stava letteralmente uscendo via e non avevo neanche più gli occhi da mettere a fuoco. Quindi un punto interrogativo, un problema nato, scovato sul web. Ho letto che molti hanno restituito il corpo macchina proprio per questo problema. Io non lo trovo così grave, o meglio, io non mi affiderei mai al 1000x1000 a un corpo macchina. Diciamo che farei sempre attenzione a quello che gli fanno fare. Sicuramente un occhio in più va dato rispetto ad altri brand dove l'autofocus dà un po' di certezza in più. Ora, non voglio fare di tutto un'erba un fascio, però diciamo che un po' di attenzione in più ci si deve fare. Detto questo, i file comunque, gli scatti comunque sono a fuoco, ma il fatto di vedere il box dell'eye tracking che andava da un'altra parte mi ha fatto preoccupare un pochino. Diciamo che in una condizione di lavoro mi sarei preoccupato di ricontrollare rapidamente le fotografie per poi riscattarle nel caso fossero fuori fuoco. Voglio aggiungere proprio in merito a questa cosa che capitava, un video di un utente Fuji sul web
che palesava questo problema e raccontava che questo problema gli nasceva quando aveva un fondo di colore verde, o meglio un fondo meno omogeneo di colore verde o che tendeva al verde. Io proprio per questo ho voluto testarlo all'aperto con un verde di fondo, che c'erano gli alberi, proprio per vedere se questa cosa capitava. Ho provato anche in altre condizioni spostandomi leggermente e capitava lo stesso, quindi non so se è il colore verde che dava questo problema nello specifico oppure no. Fatto sta che, facendo delle prove anche con l'autofocus per il video, succedeva la stessa identica cosa, quindi non è soltanto una questione fotografica, ma è proprio un sistema di AI tracking che potrebbe avere qualche, o meglio, di tracking in generale, non necessariamente dell'occhio, che dovrebbe essere un pochino rivisto da Fujifilm. Ma non è detto che questa cosa non accada, attenzione, perché se fosse solo un problema software potrebbe essere raffinato con un prossimo firmware. Una cosa che ha fatto impazzire i fotografi utilizzatori di Fujifilm è il fatto che con H2 e H2S non sia possibile impostare la selezione degli ISO su una delle due rotelle. Ma per cambiare gli ISO c'è la necessità di premere sul pulsantino ISO in alto, selezionare gli ISO o con il joystick o con il joypad e dare l'ok sul menu. Ora, per quanto io possa rendermi conto che i grandi utilizzatori di Fujifilm da tanti anni siano abituati a un'estrema personalizzazione e impostare, che ne so, i diaframmi su una rotella piuttosto che i tempi su un'altra e gli ISO su un'altra ancora, è pur vero che dall'altro lato in tantissimi utilizzatori di altri brand come Canon, Nikon, mi vengono in mente anche Sony se non sbaglio, tutti quanti, almeno nel passato per come ricordo io, sono sempre stati abituati a cliccare un pulsantino ISO, cambiare e ritornare su. Ora, io sono stato un utilizzatore di Panasonic negli ultimi anni e il mio metodo di selezione ISO era questo, cioè avevo un pulsante ISO, lo cliccavo e ci andavo su. Ed è per questo che per me almeno questo non è tanto un difetto quanto una comodità. Io mi trovo più comodo ad avere un pulsante fisico che mi identifica gli ISO, so che posso andare a cliccarlo rapidamente e passare alla selezione che preferisco. Quindi questo, più che un problema, lo trovo una cosa di gusto personale e di visione personale dell'utilizzo del prodotto. È pur vero che Fujifilm ha sempre ascoltato i propri utenti tantissimo e non è detto che, essendo comunque una funzione altamente software, possa essere implementata in un futuro. Un altro problema riscontrato da tantissimi utenti è il fatto che non c'è più il selettore posto sulla parte frontale del corpo macchina per la selezione della modalità di messa a fuoco, da manuale, continuo o singolo. Ecco, adesso, un po' come per ISO, c'è un pulsantino, apparirà un menu e andrà fatta la selezione con il joypad o il joystick. È scomodo? Sì, è un po' più comodo la selezione tramite pulsantino meccanico, anche perché è più rapida e mentale. Io infatti ho una T4 ed è molto comodo il joystick, ma la realtà dei fatti è che non mi cambia tantissimo il workflow dover passare da una modalità all'altra e dover fare due click piuttosto che uno. Potevano lasciare la levetta? Sì, ma è anche vero che Fujifilm ci ha dimostrato che sta creando due linee completamente separate. La linea XT e la linea XH hanno in comune il loro cuore, ma esternamente, esteriormente, la linea XH è molto più simile a una DSLR, mentre la linea XT è molto più votata alla fotografia, con un look molto più retro. Parliamo un attimo della gestione ISO. Quando ho provato la XH2S, mi è piaciuta davvero tanto. Come detto anche in quel video, non è al paragone, naturalmente, di una 7S3, punto di paragone più alto per la gestione del rumore, ma aveva un'ottima resa. Ecco, la mia preoccupazione quando avevo letto la scheda tecnica di XH2 col processore, col sensore da 40 megapixel, ho detto sicuramente sentirà di più la pesantezza degli ISO. Effettivamente mi sembra che senta di più la gestione, il peso della gestione degli alti ISO, comunque godibili, cioè parliamo sempre di finezze, non stiamo parlando di enormità di differenze. La PSC o il micro 4 terzi di 4-5 anni fa era un altro mondo e lì non era utilizzabile l'immagine a 6400 ISO. Oggi invece
un'immagine a 6400 ISO girata con questo corpo macchina la utilizzerei tranquillamente, ma anche i 12800 ISO. Certo, non è una macchina nata per gestire alti ISO, le basse luci, non nasce con questo obiettivo qui, ma se la può cavare. Con un buon denoiser i 12000 ISO sono utilizzabili. Come al solito il mio consiglio, da amatore da un lato e professionista dall'altro, vi dico: se dovete lavorare, tendete a lavorare sempre a un massimo di 3200 ISO. Poi utilizzate le luci, utilizzate lenti luminose, non spingete i corpi al loro limite, perché altrimenti avete bisogno di corpi che facciano quel determinato lavoro. Se volete lavorare a lume di candela, prendetevi una Sony e lavorate a 50.000 ISO. Se volete lavorare con un corpo un pochino più ridotto, pesi ingombri ridotti e la pasta Fuji, dovete sapere che purtroppo, arrivati ad un certo limite, soffre gli ISO come tutti i sensori più piccini, perché tutti i sensori più piccoli purtroppo soffrono la gestione degli ISO troppo elevata. Ma ripeto, i file sono ampiamente utilizzabili, la macchina gestisce in modo discreto gli ISO più elevati. Non aspettatevi una 7S3, esattamente, è quello il sunto un po' che dico quando faccio tutte le recensioni. Veniamo a quelli che sono i competitor di mercato. Qua parliamo di Fujifilm, che ragiona e crea ancora corpi macchina per il segmento APS-C, segmento APS-C che sta vedendo adesso una nuova era, perché vediamo che Sony si affaccia con una macchina per il video realizzata con un nuovo sensore APS-C. C'è Fujifilm che ha sempre spinto tantissimo sul mercato APS-C, quindi vediamo che c'è un mondo attorno che si muove intorno all'APS-C, e io sono contento perché è un formato che a me piace abbastanza, riesce a portare con sé una compattezza di lenti non al pari del micro 4 terzi, ma restituisce un'immagine un pelino superiore al micro 4 terzi. Sono abbastanza contento, ma anche se è una APS-C va a scontrarsi con i full frame, e nello scontro col full frame naturalmente dove perde? Beh, perde sulla gestione degli alti ISO, perché è un sensore più piccolo con tanti pixel, perché parliamo comunque di 40 megapixel su un sensore da 4 APS-C, sono tanti, ma se la gioca abbastanza bene. I file 8K sono molto godibili, mi hanno sorpreso particolarmente. Ho provato più tempo e provo in continuazione la R5C, perché la utilizziamo in ufficio. Canon ha la sua pasta, Fuji ha la sua, forse preferisco Fuji, ma faremo un confronto. Naturalmente dipende sempre da quelle che sono le vostre necessità, se è il caso o meno di puntare su un brand piuttosto che un altro. Tant'è che questo video non voglio neanche parlare dei pro e dei contro, perché i pro sono tutte le caratteristiche di base, i contro c'è il sistema di autofocus, dove in altri brand è più affidabile, più preciso. In questo caso sembrava essere migliorato, ma quando poi arrivi al punto di affidartici completamente sembra che ci sia qualche problema. Speriamo che Fuji ci aiuti con qualche aggiornamento firmware. Sappiamo che Fuji continua a fare aggiornamenti firmware anche dopo tanto tempo. Ora proprio in questi giorni è uscito un aggiornamento firmware per la T4 che sto utilizzando per registrare. La T4 è uscita nel 2020, parliamo ormai quasi 3 anni fa. Diciamo che il mercato, loro tendono a mantenere attivo il processo di sviluppo software per le camere, quindi H2 appena uscita sicuramente si accorgeranno del problema e andranno a sistemarlo, o meglio ne sono abbastanza convinto. Ora, tra pro e contro, per me il pro, un buon pro è il fatto di avere un'ottima gestione di codec camera, un buon sensore, un ottimo 8K molto interessante. Mi sarebbe piaciuto anche il 4K a 120, sono molto sincero, però mi rendo anche conto delle scelte, anche con un crop un pochino più forte, ad esempio un crop di 1.5, un 4K a 120 mi sarebbe piaciuto averlo in macchina, ma diciamo che sono anche scelte commerciali, quindi le capisco e le comprendo. Come contro, naturalmente devo necessariamente segnalare la questione del tracking, dell'autofocus, purtroppo va segnalata. E un altro contro è naturalmente che non è una macchina dedicata al lavoro in notturna, quindi c'è da fare queste due giuste distinzioni. Diciamo è quello che ci si aspetta da una PSC con tanti megapixel. Ora, vale l'upgrade per chi ha una XH1? Sì, tutta la vita. Come non vale l'upgrade naturalmente se utilizzate una XH2S, o meglio se dovete scegliere tra le due, sono due macchine
uguali nel corpo macchina, ma completamente diverse l'una dall'altra. Una nasce per fare una cosa, una nasce per farne un'altra. Non metto e non parlo della XT5 perché vorrò provarla e farne un video dedicato, anche se hanno lo stesso sensore, ma quella per esempio nasce prettamente per la fotografia. Fujifilm ce l'ha fatto capire, quindi andiamo in un mondo totalmente differente. Quindi vale l'upgrade? Non so se vale l'upgrade pieno da T4, sicuramente da macchine inferiori come H1, T3, T2 vale pienamente l'upgrade. Se siete videografi, assolutamente sì. Il mirino, lo schermino sopra vale tanto, e in realtà il corpo macchina in sé non costa neanche tantissimo, perché 2002, se non sbaglio, di prezzo di listino non sono neanche tantissimi per una macchina con queste caratteristiche, considerando che una R5 che ci fa l'8K o una R5C costa il doppio, letteralmente il doppio. Poi a chi la consiglio? Beh, a tutti gli appassionati Fuji, a tutti i lavoratori Fuji e a chi viene da una T3 o una H1, ma anche da una T4. Ed è una camera che consiglio soprattutto a chi fa video. Se sei un pieno fotografo e non hai necessità di questo grip così profondo, probabilmente punta su T5. Se invece sei un operatore ibrido, fa un po' foto, un po' video, questa tutta la vita. Se hai bisogno di velocità e rapidità, H2S. Ecco, quindi questo è un pochino il quadretto delle camere di Fuji al momento. Insomma, siamo giunti alla fine delle mie considerazioni sulla Fujifilm X-H2. È un corpo macchina che stravolge il mercato? No. È un corpo macchina che dà grandi soddisfazioni? Sì. Abbiamo necessità dell'8K a 30 fotogrammi al secondo? Non lo so, il mercato sicuramente protende per la ripresa con un fotogramma più grande, per poi una post-produzione in 4K la possibilità di un reframing, quindi tanto di guadagnato, special modo perché abbiamo la possibilità di fare un 8K con un budget molto limitato rispetto alle concorrenti, anche perché fare un corredo di alta qualità con Fuji costa un terzo rispetto a quello delle competitors su full frame. Quindi Fuji per ora vince tantissimo. Mi fido dell'autofocus con tutto che quei problemi? Sì, mi fido più di questo autofocus che di alcuni altri brand come Panasonic, di quello mi fido molto meno, quello di Fuji mi fido di più. Certo, è da dire che Sony e Canon hanno un autofocus migliore. È una macchina che io consiglierei? Sì, assolutamente consigliata. Io vi ringrazio di essere giunti fino a questo punto del video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere cliccando il mi piace qui sotto, e se avete dei dubbi o delle domande, scrivetemele qui sotto nei commenti, così ne possiamo parlare. Insomma, cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.